Eccoci di nuovo in diretta sulle fonti TV. Continuiamo a parlare dei riflessi del conflitto in Ucraina. Lo abbiamo fatto a livello politico, economico. Ora dobbiamo concentrarci sul mondo dello sport, perché anche qui ci sono delle conseguenze, in particolar modo nel mondo del tennis, perché è arrivata negli ultimi giorni la decisione ufficiale del torneo di Wimbledon, che ha escluso i tennisti e le tenniste russi e bielorussi dall'edizione dei Championship 2022, una decisione, una scelta che naturalmente ha scatenato le polemiche a livello internazionale, non solo tra gli addetti ai lavori, tra i giocatori, ma anche a livello politico. E allora andiamo innanzitutto a vedere le parole del comunicato del comitato organizzatore di Wimbledon. Eccole qui: dopo un'aggressione militare ingiustificata e senza precedenti, sarebbe inaccettabile per il regime russo trarre vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi a Wimbledon. Ecco, si parla di vantaggio dei russi appunto dal palcoscenico internazionale di Wimbledon, un vantaggio di visibilità, perché lo sapete, Wimbledon è il torneo più antico, più prestigioso del mondo del tennis, e appunto se lo vincesse un russo o un bielorusso significherebbe un eco mondiale, globale. E in effetti c'erano due deputati alla vittoria finale. Si tratta di Daniil Medvedev, lo abbiamo visto appunto nella foto, eccolo qui con la maglia proprio della nazionale russa con cui ha vinto la Coppa Davis nel 2021, anno in cui si è aggiudicato anche lo US Open, e oggi attualmente è il numero 2 del ranking. E poi c'è un altro moscovita concittadino di Medvedev, altrettanto forte, stiamo parlando di Andrei Rublev, che è attualmente il numero 8 del tennis mondiale, uno tra i primi tra l'altro a schierarsi apertamente contro la guerra in Ucraina. Eccolo qui, lo stiamo vedendo proprio in queste immagini, la scritta Stop War Please, che appunto ha fatto Rublev, ha scritto Rublev sulle telecamere di Dubai alla termine del torneo proprio vinto dal moscovita. E Rublev, ecco, è stato sentito in questi giorni anche da Andrea Gaudenzi, molti di voi lo ricorderanno per le sue imprese negli anni 90 in Coppa Davis, ex tennista azzurro, ma soprattutto dal 2019 presidente dell'ATP. E allora andiamo ad ascoltare le sue parole e poi le commentiamo insieme in studio. Sono totalmente per la pace, non sono ovviamente contenti della situazione, vivono all'estero da tanti anni, hanno passato la loro vita sul campo da tennis, la subiscono, non hanno fatto niente di male, sono rattristati quanto siamo rattristati noi a vedere quelle immagini in televisione. Da lì a punire qualcuno che è ovviamente innocente, non ha fatto nulla, e fra l'altro essere l'unico sport a farlo. Noi abbiamo preso una posizione molto chiara insieme alla WTA: nel caso loro decidessero, ovviamente loro hanno il potere e le governance sul loro evento, non possiamo imporgli altro. Ecco, avete sentite le parole di Gaudenzi, ha parlato di decisione penalizzante e discriminatoria nei confronti appunto degli atleti russi che non hanno fatto nulla, ma che anzi sostengono la pace. Ha sottolineato però come appunto l'ATP abbia le mani legate nei confronti di Wimbledon, perché per chi non lo sapesse a casa, Wimbledon è l'unico torneo del circuito ad essere un torneo privato, a differenza anche degli altri slam che invece organizzano la manifestazione con la complicità, la collaborazione di ATP e WTA, e per questo insomma poco si può fare nei confronti della scelta dei championship. Ma qual è il vero nodo che ha portato gli organizzatori di Wimbledon a prendere questa decisione? Il nodo premiazione, perché la premiazione di un atleta russo o bielorusso sul campo centrale di Wimbledon, una premiazione che avviene da parte di un membro della famiglia reale, sarebbe stata veramente complicata da gestire dal punto di vista politico e diplomatico, avrebbe innescato una serie di polemiche, non sarebbe stata accettabile da parte del governo di Londra, che è in prima fila contro Putin e invece sostiene, diciamo, ecco, che Boris Johnson è tra i primi sostenitori del presidente ucraino Zelensky. E una soluzione a questo problema, a questo nodo della premiazione del campo centrale, lo ha proposta Adriano Panatta, mito del tennis italiano, vincitore tra l'altro del Roland Garros e della Coppa Davis negli anni 70. Allora ascoltiamo questa proposta di Panatta e poi la commentiamo.
se un giocatore che vince Wimbledon fosse anche un russo e fosse premiato da, da uno come Borg, da Rod Laver, da Ken Rosewall o dallo stesso Roger Federer, se non giocasse per qualche motivo Wimbledon, secondo me sarebbe ancora più contento che ricevere il premio dal duca di Kent o dalla duchessa di Kent, che hanno tutto il mio massimo rispetto. Ecco, l'avete sentita la proposta di Adriano Panatta, non far premiare il vincitore dal duca di Kent ma da un altro tipo di altezza reale, ovvero Roger Federer, che tra l'altro molto probabilmente a questa edizione dei Championship non parteciperà da atleta, perché è ancora alle prese con l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo sta tenendo fuori dai giochi da parecchio tempo, dalla scorsa edizione di Wimbledon. Probabilmente l'elvetico tornerà in campo ad estate inoltrata, dopo l'8 agosto, quando compirà tra l'altro 40 anni. Insomma, suggestiva, ecco, questa soluzione diplomatica proposta da Adriano Panatta, tanto suggestiva quanto impraticabile, perché, come abbiamo detto, quando il comitato organizzatore di Wimbledon prende una decisione, praticamente impossibile fargli cambiare idea. E tra l'altro potrebbe trattarsi di una scelta non isolata a livello europeo, l'esclusione degli atleti russi e bielorussi, perché ci sta pensando anche l'Italia, proprio il nostro torneo di casa, gli internazionali di Roma, che scatteranno alla metà di maggio. C'è un pressing in questo senso da parte del governo, dello stesso Mario Draghi, rispetto appunto all'esclusione degli atleti russi e bielorussi, per dare un ulteriore segnale forte a Putin. Però anche qui, insomma, vedremo come si sistemeranno le carte in tavola, e qui invece bisognerà trattare con la ATP e la WTA, che non possono fare niente per quanto riguarda Londra, ma che invece sono pienamente messe, insomma, ecco, coinvolte nell'organizzazione degli altri tornei. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, questa questione. Intanto vi invitiamo a esprimere la vostra opinione, partecipare, insomma, a questo sondaggio che abbiamo lanciato attraverso appunto questa pillola e questa puntata: l'esclusione degli atleti russi e bielorussi da Wimbledon, giusto o sbagliato? Aspettiamo il vostro commento, naturalmente, su tutti i nostri social, le nostre piattaforme, per sapere anche l'opinione del pubblico. Si conclude così, ecco, questo nostro closing bell dedicato alle vicende internazionali dell'Ucraina, che riguardano, si riflettono anche sul mondo dello sport, in particolar modo quello del tennis. Appuntamento alla prossima puntata.